Eccoci di nuovo qui sempre con Giorgio. Giorgio, bentrovato. Ciao a tutti. Sì, E oggi abbiamo una razza molto carina, molto delicata. Il Bichon à poil frisé. l'hai Detto bene? pronunciato bene, Oh, sembra, merci è beaucoup. come quasi come l'ispettore Clouseau. Esattamente, me lo sono mangiata. Allora, adesso questo che sentite invece fa tutta questa confusione è Spino, che è stato legato e sta lì che sta brontolando vicino a uno dei nostri cameraman. Eccolo qua! Allora, Io qui in braccio a abbiamo, allora, Perla. dobbiamo ringraziare, sempre prima di iniziare, Fiorenza, facciamo i nostri Hai ringraziamenti che ragione, vanno al signor perdono. a Romualdo Principessa, Allevamento Miano, per questa cortesia. Naturalmente noi in queste trasmissioni ringraziamo sempre, Mi sembra doveroso. no, doveroso, ma perché comunque diciamo che le nostre trasmissioni, almeno queste trasmissioni, sono possibili perché affettuosamente coinvolgiamo Parigi. no, Parigi, voglio dire amici, parenti, E amanti. amanti. Vabbè, dopo la nostra Amici, parenti. stupidaggine iniziale. No, perché sarebbe impossibile trovare delle razze così particolari, se non appunto ringraziando gli allevatori che si, oppure dei proprietari affettuosi, o appunto amici o parenti che si prendono. Allora, Esatto. hai detto Allora, bene. dunque io ho in braccio Perla, che è la mamma di Birillo, Di che è Birillo, quello che esatto, che è tiene in un cucciolo braccio di te. 9 mesi. Oh, io già parto subito con una domanda, perché ho visto che Perla e Birillo hanno una diversità se i tuoi bassotti stessero un po' in silenzio. Ma sono tanti, quindi. Sono tantissimi. La coda di Perla è meno voluminosa di quella di Birillo e lo metto in difficoltà perché non so cosa rispondere adesso. La No, vedi che la no, no, coda no. di Allora diciamo Birillo una è più cosa. pelosa? No, 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 è più pelosa per un semplice motivo. La Perla, hai detto bene, è la mamma di Birillo, per cui adesso andiamo a introdurre questa razza e vi faremo più o meno capire determinate cose. Allora, il pelo di certi cani, di certe razze, come in questo caso del Bichon à poil frisé, è un pelo naturalmente che cresce, un pelo che comunque ha bisogno di essere lavato e toelettato. Normalmente le femmine, come il caso di Perla, avendo appunto di recente avuto, diciamo, una cucciolata, quindi praticamente il pelo un pochettino patisce, quindi viene Vabbè, accorciato, come succede a noi mamme, insomma. cadono i capelli. Esatto. Allora, quindi patisce un pochettino, quindi gli allevatori normalmente hanno, diciamo, se hanno delle fattrici o delle femmine che hanno riprodotto da poco, le condizioni, diciamo, fisiche, non tanto fisiche, ma del mantello sono naturalmente un po' più povere. Qui poi noi andremo a mettere i due piccolini, quindi sia la mamma che il figlio in terra, per farvi vedere delle, diciamo, piccole differenze che ci possono essere. Allora, il Bichon à poil frisé è un cane naturalmente da compagnia, quindi viene iscritto nel gruppo Vorrei che tu 9. dicessi ai nostri amici a casa che cosa vuol dire Bichon. Bichon frisé vuol dire è carina come cosa, però vuol dire coccolino ricciuto o riccioluto che sia. In effetti, diciamo una cosa, allora, quando in realtà cosa stiamo facendo? Noi qui stiamo presentando una razza che è il Bichon à poil frisé che potrebbe affettuosamente So, c'è un affettuosamente. aereo, scusami, fanno cenni, c'è quest'aereo È una abbastanza cosa, sarà un rumoroso. Boeing. Allora, Esatto, che praticamente ti l'idea è copre. quella, noi qui vogliamo farvi conoscere questa razza perché? Perché potrebbe essere confusa naturalmente con altre razze che possono Tipo il essere barbone un nano barbone piuttosto che nano, un maltese. piuttosto che il maltese o piuttosto che il. Qui, perché non E ha che ti studiato la signora. voglio? Che Io le faccio cos'altro? degli Ah, te ne ho detti stage, due, le faccio degli scusami, eh. stage, Pure le te ne ho faccio. detti due, potevi dire No, però brava, ti diciamo. sei dimenticata? Sì, bravissima, però ti sei dimenticata, no, non ti sei Cosa? dimenticata, no, però diciamo una cosa, che c'è una razza italiana, è molto molto simile al Bichon, che è il Ah, bolognese. il bolognese, è vero. Esatto, il bolognese praticamente è questa razza italiana, infatti diciamo una cosa, che probabilmente il forse non grosso sviluppo che ha avuto questa razza, diciamo che è una razza francese che è riconosciuta praticamente nel 1933, ha avuto il suo riconoscimento, se non ha avuto una grande popolarità in Italia, questo si deve proprio al fatto forse che noi in Italia abbiamo una razza abbastanza simile Simile. che è il bolognese. Infatti adesso diciamo sempre in esposizione è molto difficile a volte, non dico stabilire, però diciamo che le caratteristiche e le differenze sono a volte delle sfumature, nel senso che il bolognese è un cane un po' più quadrato, il Bichon è un cane un pochettino più rettangolare, e lo stop nel bolognese è leggermente più accentuato, la conformazione delle labbra è leggermente differente, però diciamo che in grandi linee forse la tessitura del pelo, però
In grandi linee diciamo che le due razze si possono assomigliare ma parecchio, parecchio, quindi diciamo che, anzi diciamo una cosa, che all'origine di queste razze fondamentalmente quello che si può dire è che siccome sono delle razze antichissime, veniva anche chiamato un po' il cane dei marinai perché era un cane che affettuosamente viaggiava e appunto viaggiando naturalmente a volte, come si diceva per i marinai, Dai, dai. oggi mi vuole No, male. si diceva dei Non marinai sono che in ogni frequente porto, che in marinaia, ogni ecco. porto, no, C'è perché una no, donna in ogni una porto. donna in ogni porto, esatto. Allora cosa ha fatto? Sì, che naturalmente Che gli le esperti. donne che aspettavano i marinai avessero anche il cane, No, no, questo no, vuoi no, no, è che dire? questi cani che venivano chiamati cani dei marinai, viaggiando con i marinai, naturalmente quando la nave probabilmente attraccava da qualche parte, scendevano sia i marinai che i cani, quindi un po' come la Madama Butterfly lasciavano a volte dei figli, quindi praticamente cosa è successo? Queste razze, quindi il maltese, che abbiamo detto è un cane italiano bianco con una tessitura di qualità di pelo molto differente, il barbone bianco, il bolognese, abbiamo detto ci sono anche un altro cane che viene da Tenerife, sempre bianco. Diciamo che all'origine erano tutte un pochettino incrociate, fino a che naturalmente non si è poi definito da quello che si chiama appunto standard, che sono tutte le caratteristiche che un cane deve avere, lo standard del Bichon Frise. Quindi, diciamo, nei quadri, per esempio, di grandi pittori tipo Velázquez, Tintoretto e Rubens, Goya. spesso Goya. È il mio preferito. Spesso e volentieri sono presenti dei cani così bianchi, però è difficile stabilire appunto Quale poi sia quale sia il realmente? Bichon, quale sia il Maltese, quale sia il Bolognese, proprio perché c'era, diciamo, una certa promiscuità. Stavo pensando esattamente a quel termine. Senti, Certo. Giorgio, come tutti i cani bianchi, noto che anche loro hanno il pelo un po' più scuro sotto Sì, gli spesso può occhi. capitare, l'abbiamo visto nelle razze bianche, appunto i bolognesi, appunto i maltesi, abbiamo fatto vedere, spesso e volentieri ci sono. Gireresti Birillo Yes! verso le Ora nostre telecamere, lo Giorgio, per metterò anche in favore? terra, Birillo, così lo vedete bene. Allora, spesso e volentieri ci possono essere dei fatti infiammatori della congiuntiva che possono creare un eccesso di lacrima. Questo eccesso di lacrima, se non è drenato, perché a volte ci sono dei canalicoli che sono il dotto nasolacrimale, che ha comunque la potenzialità di drenare eventualmente lacrime in eccesso. Fatti infiammatori o predisposizioni possono dare una atresia, quindi una riduzione del lume, una chiusura addirittura di questo lume, quindi le lacrime in realtà fuoriescono e fuoriuscendo hanno un'azione, diciamo, di ossidare e di bruciare un pochettino il pelo. Quindi se il vostro cane, a questo punto si parla di Bichon, ma un cane a mantello bianco manifesta in maniera Questa eccessiva questa problematica dei problematica, fatelo controllare. Abbiamo sempre detto che ci sono. prodotti. Sì, i prodotti in realtà hanno un'azione quasi cosmetica, quindi tendono a sbiancare, quindi eviterebbero il danno estetico, mentre magari il vostro veterinario diciamo, come abbiamo sempre detto, ci sono dei bravissimi colleghi che si occupano quasi esclusivamente di occhi, vi possono controllare l'occhio suggerendovi appunto vuoi una terapia farmacologica o vuoi addirittura a volte un'apertura di questo canalicolo in modo da ridurre e minimizzare questo fastidio. Adesso io prendo il birillo. Lo metto in terra così i nostri telespettatori si possono rendere conto della mole del cane, che è un cane, tra Della virgolette, mole, è una mole una questa. mole eccessiva perché un cane No, del è un genere. cane che è praticamente più voluminoso di quello che in realtà potrebbe sembrare, perché sotto questo Perché ha mantello molto pelo, in ha realtà è molto pelo, piccino, esatto. È un è cane che può leggero. raggiungere al massimo diciamo, una costante variabile 3, 4, 5 kg, forse può arrivare raramente a 6, con diciamo, un'altezza al garrese di circa 30 centimetri. Quindi potete capire che forse può sembrare un po' più grande, ma in realtà non lo è. Qui la coda di Birillo, come tu vedi, perché Birillo, diciamo, Ma iniziando. anche le orecchie sono diverse, Sì, diciamo Giorgio. una cosa, che Birillo Cioè, lei incomincerà ha tra un tanto po'. sonno, poverina. Ciao, piccola. Incomincerà tra un po' diciamo, la sua carriera in esposizione, quindi incomincia naturalmente ad avere una quantità, una qualità di pelo tipica del Bichon da esposizione. La testa, come potete vedere, è una testa praticamente rotonda, tutto questo, e anche le orecchie, quindi sono un pochettino più lunghe perché sono naturalmente delle orecchie che tendenzialmente andranno un pochettino a crescere. Ma perché lui ha, scusami, ha i peli più lunghi? Perché Sì, le orecchie sì. sono piccine come la mamma, Al immagino. 100%. Qui naturalmente voi potete avere una dimostrazione di come può essere naturalmente un cane che ha comunque, diciamo, più una prerogativa di essere un cane da esposizione, quindi con delle caratteristiche di toelettatura. Anche qui purtroppo dobbiamo sempre.
non so, raccomandare ai nostri telespettatori che quando voi vedete un cane, non so, magari in una pubblicità e vi incapricciate di quella razza oppure in un'esposizione, naturalmente a volte il cane non è proprio così. Come dicevamo all'inizio, la dicitura coccolino riccioluto deriva dal fatto che se voi lasciate crescere il pelo del vostro biscione, naturalmente diventano proprio dei riccioli, dei boccoli. Se invece intendete tenerlo più corto, potete averlo come la mamma, quindi naturalmente è un pelo che non dà nessun problema, o se no, come Birillo, che incomincia ad avere la sua coda praticamente rovesciata sulla schiena, un po' a pennacchio, la testa Ale, rotonda. scusa Giorgio, ma fra i tuoi cani, l'aereo, Spino che piange, io spero che capiscano quello che stai dicendo a Io casa, posso ecco. cominciare ad alzare il tono della voce. E una prerogativa di questi cani, come di tutte queste razze più o meno chiamiamole a pelo bianco, sono comunque le mucose, quindi in questo caso il naso, che viene chiamato per noi tartufo, che deve essere nerissimo, deve essere quasi inserito al centro di questa, chiamiamola faccia, questa testa che è più o meno circolare. Gli occhi anche qui devono essere molto grandi e neri. Mi riprendo in braccio perché è anche un piacere Sì, sentirli. hanno un Perché hanno pelo questo volume che soffice. sembra, invece sono leggerissimi, hanno questo pelo morbidissimo. E poi Naturalmente, sono buonissimi. sì, abbiamo avuto altre razze un po' più Beh, sì, un po' più oddaginose. Infatti, diciamo una cosa, agitate. che tra virgolette le differenze che possono esserci tra, per esempio, abbiamo detto, parlato di bolognese e del Bichon à poil frisé, forse un pochettino il carattere. Il Bichon è molto più, non voglio dire tranquillo, ma proprio più bisognoso di queste attenzioni. Diciamo Lui se che basta che lo coccoli, stai in forse compagnia, è esatto, è un felice. cane leggermente più vivace, però diciamo che si assomigliano molto, quindi Beh, aspetta, siamo in chiusura, Giorgio. Devo yes. dire una cosa, anche il carattere di questi cani, che hanno un apprendimento molto sviluppato. Sono Infatti dei erano cani considerati, particolarmente esatto, intelligenti e venivano anche utilizzati dai nei circhi, dai giocolieri e nei circhi, giocolieri. bravissima, Bene, vedi? detto questo, perché sennò sembravano spente, invece sono solo No, veramente no, molto no, tranquilli, molto un po' tranquilli, esatto. sonnacchiosi, ma noi ci piacciono anche per questo, dopo aver Ogni avuto quelli tanto. troppo agitati. Giorgio, mi dispiace, abbiamo già finito per oggi. Andata. www.alice.tv, il nostro sito. Ciao, a Ciao a presto. tutti. Ciao.